febbraio 2008, 771 razzi e 857 bombe da mortaio sono state sparate contro Sderot con una media di 3 o 4 al giorno. Ok, avete sentito tutti? Sì, sì. 771 razzi, 857 bombe, 3 o 4 al giorno, in media. Vuol dire c'è un giorno che ne cadono 10, c'è un giorno che cadono 2, un giorno ne cade 1, un giorno ne cadono 7. In media 3 o 4 al giorno. Le città più colpite, in ordine di vicinanza da Gaza, da cui arrivano i razzi, sono Sderot, Ashkelon e Beersheba. Che vuol dire essere un abitante di Sderot e quindi abitare vicino a Gaza, credo circa 2 km e mezzo, vuol dire avere meno tempo rispetto a tutti gli altri cittadini di scappare, di salvarsi la vita. Cittadini di Sderot, dall'inizio dell'allarme, Seva Adom, l'allarme rosso, hanno 15 secondi per salvarsi la vita. L'unica struttura sicura al 100% che ti permette di rimanere incolume è il Mamad. Che cos'è? Il Mamad è come un bunker, è una struttura senza finestre, assolutamente protetta a prova di razzo. Lo Stato di Israele ha fatto costruire un Mamad per ogni edificio israeliano, di qualsiasi tipo e qualsiasi genere, ospedali, scuole, uffici, condomini. Fino a qualche decennio fa c'era un Mamad condominiale, vuol dire che tutti gli abitanti di quel palazzo dovevano andare in quel Mamad, che tu abitassi al quinto piano o al primo dovevi andare in quel Mamad. In genere si trova o al piano terra o anche, ancora meglio, al piano sottoterra. Ok? Adesso hanno...